Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi torniamo a parlare di tarocchi. Volevo parlarvi di un argomento importantissimo, sia che voi le carte le facciate agli altri, sia che decidiate di farvele fare. È veramente fondamentale riflettere su questi temi. Quante volte nella vita vi è capitato di chiedervi ma che cosa devo fare? Oppure di andare da un'altra persona e chiedergli un consiglio con la classica domanda: che cosa devo fare secondo te in questa situazione? A me è capitato un sacco di volte sia di chiederlo a me stessa, quindi in riflessione, in solitudine, chiedermi ma cavolo che cosa dovrei fare? Oppure andare da qualcun altro, magari una persona di cui mi fido, e chiedergli un consiglio: che cosa devo fare secondo te? Quindi è capitato anche a me e sicuramente è capitato anche a voi, perché siamo esseri umani e quindi almeno una volta nella vita ci è capitato di chiedere a qualcun altro cosa dovrei fare secondo te, oppure chiederlo a se stessi, ma che cosa devo fare? Quindi è una domanda normalissima, è una domanda umana, diciamo così. Però quando poi si tirano in mezzo i tarocchi bisogna stare attenti, perché se voi fate le carte o anche se ve le fate fare, comunque tenete presente determinati aspetti, perché dietro a questa domanda ci sono una serie di trappole, diciamo così. Adesso io voglio andare con ordine, quindi alle trappole ci arriviamo dopo. Prima di tutto vorrei portarvi a riflettere su una cosa. Quando la persona vi chiede cosa devo fare, voi magari nel tentativo di essere utile e di aiutarla, siete magari orientati a fornire una soluzione. Quindi, secondo me, devi fare così. E anche con le carte succede, perché esce una stesura, escono determinate carte, hanno un determinato significato, voi fate un'interpretazione e viene fuori che magari sarebbe consigliabile per quella persona fare una determinata cosa piuttosto che un'altra. Quindi nel tentativo di aiutarli voi dite: guarda, dalla stesura che ho davanti le carte mi indirizzano verso quella direzione, quindi dovresti fare così. Attenzione, perché se voi fate in questo modo mettete il consultante in una posizione passiva, quindi gli togliete la possibilità di scegliere e questa è una cosa veramente importantissima da tenere a mente. Voi dovete sempre, sempre, sempre lasciare all'altra persona la libertà di scegliere della propria vita. Quindi quello che voi potete fare è fare un consulto che si orienti verso la ricerca di diverse soluzioni possibili che poi il consultante dovrà scegliere in autonomia. Quindi voi dovrete aiutarlo a far leva sulle sue risorse, sulle sue capacità, sulle sue potenzialità, dovrete cercare di potenziare la sua autostima, la sua fiducia. Ma non dovete dirgli quello che deve fare, perché se fate così gli togliete veramente una libertà, perché la libertà di scelta è forse l'unica libertà che ci è rimasta e a volte non c'è nemmeno quella, perché a volte non abbiamo scelta nelle cose, lo sappiamo benissimo, però quando vi fate fare le carte, comunque almeno in quel settore, cercate di tenervi la vostra libertà di scelta, quindi accogliete il consiglio, se siete voi a fare le carte agli altri, date il consiglio. Però mi raccomando, mantenete la libertà di scelta, quindi andate a cercare nelle carte gli aspetti che vanno a far leva sulle risorse personali della persona, quindi scegliete una stesura che possa andare a sottolineare appunto la libertà di scelta, la possibile soluzione, le risorse personali. Se andate a vedere il corso che ho fatto dedicato ai tarocchi di Marsiglia, quindi trovate tutto il corso completo sul mio canale, lo trovate nelle playlist Tarocchi di Marsiglia, corso gratuito. Andate a vedere tutta quella parte che riguarda le stesure e capirete forse meglio di che cosa sto parlando. Ma veniamo alle trappole, perché quando una persona vi viene a chiedere che cosa devo fare, potrebbe nascondersi una trappola dietro a questa domanda. Quindi state attenti, perché l'unico modo per difendersi dalle trappole è conoscerle prima. Ci sono, diciamo, tre possibili trappole principali davanti alle quali voi potreste sentirvi un po' in difficoltà. Intanto la prima è la trappola dell'approvazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una persona che viene da voi e vi chiede che cosa dovrei fare, molto spesso ha già deciso che cosa fare, ma quello che vuole da voi è una conferma. Quindi praticamente vuole
che voi gli diciate che quello che lui ha scelto di fare va bene così, che lo può fare tranquillamente, perché questo lo alleggerisce un pochino dai suoi dubbi e quindi è anche normale cercare approvazione, però se l'approvazione si cerca nei tarocchi per voi è una trappola, perché tutte le volte che voi proporrete una soluzione diversa, questa persona cercherà di orientarvi verso la soluzione che in realtà vuole mettere in pratica e che ha già deciso di mettere in pratica. Quindi tutto quello che voi direte vi verrà in qualche modo contestato. Quindi voi vi accorgete, di una persona che in realtà sta solo cercando l'approvazione di qualcosa che ha già deciso perché va a contestare tutto quello che voi dite. E in questi casi che cosa si fa? Non assecondatelo mai, cercate di non assecondarlo, ma di fargli notare che, sembra che lui abbia già deciso che stia in realtà cercando un'approvazione. Quindi cercate di capire perché vuole la vostra approvazione? Perché se ha già deciso ha bisogno dei tarocchi? Quali sono le cose che lo spaventano? Quindi in questo caso potete fare anche un'altra stesura, orientata di più sulle sue paure per cercare di vedere come affrontarle. Poi ci può essere un'altra trappola che è quella del trasferimento. Cosa significa? Vuol dire che il consultante vuole trasferire su di voi la responsabilità della scelta. Quindi in realtà lui ha paura di scegliere. Non è sicuro, ha dei dubbi e vuole che voi lo facciate al suo posto, quindi si scarica completamente dalla responsabilità. In questo modo, se le cose andranno male, potrà venirvi a dare la colpa. Io ho fatto quello che mi hai detto tu, la cosa è andata male, quindi è colpa tua. Quindi fate molta attenzione perché in questo caso davvero vuole togliersi la responsabilità e metterla, trasferirla su di voi. Quindi anche in questo caso fateglielo notare, diteglielo semplicemente: guarda, ho l'impressione che tu stia cercando una persona che prenda la decisione al tuo posto, ma io non posso prendere la decisione al tuo posto, io ti posso aiutare ad individuare le risorse migliori per mettere in pratica le diverse soluzioni. Quindi fate attenzione anche a questi aspetti, perché ragazzi dovete in qualche modo essere molto abili a entrare in contatto empatico con la persona, perché se voi riuscite a capire la persona che avete davanti, riuscite a capire che cosa vi sta chiedendo veramente, riuscirete anche ad aiutarla veramente. Poi l'ultima trappola, che forse è quella più pericolosa, è la trappola della dipendenza. Ci sono persone che sono letteralmente dipendenti dalle opinioni degli altri e quindi anche dai tarocchi, perché molto spesso qualsiasi cosa devono fare, anche minima, vanno a chiederla ai tarocchi. Però poi sono insicuri, non si fidano, perché comunque senza l'approvazione degli altri non riescono a muoversi e quindi diventano dipendenti dall'opinione altrui e quindi cominciano a cercare veramente delle conferme da tutte le parti. E cominciano a chiedere consulti diversi a cartomanti diversi. Quindi poi quando succedono queste cose, le carte vanno in confusione totale, quindi si ritroveranno davanti una serie di consulti differenti e non sapranno veramente che cosa fare, quindi saranno ancora più confusi. Se avete a che fare con una persona che vi chiede le carte per ogni minima cosa, fategli presente che deve avere la pazienza di aspettare che le cose in qualche modo vengano messe in atto. Quindi, insomma, in qualche modo dovete cercare di dargli una mano anche a essere paziente, ad aspettare. Fate sempre attenzione perché quando vi trovate di fronte delle persone che sono dipendenti dalle carte, quindi che chiedono tantissimi consulti per ogni minima cosa, comunque diciamo che è sconsigliabile assecondarli perché gli fate un danno, comunque veramente non riescono più a decidere niente da soli in questo modo. Quindi io personalmente, se mi capitasse una persona così, a parte che io ultimamente non faccio neanche più le stesure, ma se dovessi rifarle, comunque una persona così probabilmente non farei neanche stesure perché poi si entra veramente in una trappola da cui poi è più difficile uscire. Un'altra cosa molto importante che dovete tenere sempre presente è che quando fate le carte dovete avere bene in mente qual è il vostro ruolo.
Cioè, voi non vi dovete sostituire a una professione che non è la vostra. Voi fate le carte, interpretate le carte, parlate insieme al consultante delle soluzioni possibili che si possono mettere in atto, ma mi raccomando, non vi sostituite ad altre professionalità, perché magari se avete una persona di fronte e vi rendete conto che sta molto male, che magari è dipendente, che ha un sacco di conflitti. Viene quasi spontaneo a volte cominciare a dare dei consigli o farsi carico magari della sua emozionalità, però dovete anche avere poi gli strumenti per saper reggere determinate cose. Quindi, se per caso vi doveste rendere conto che quella persona che avete davanti sta veramente molto male, io vi consiglio di indicare magari una professionalità diversa, che potrebbe essere un medico, uno psicologo, non lo so, qualsiasi tipo di personalità che possa davvero avere degli strumenti magari più concreti per risolvere, tra virgolette, risolvere, comunque andare ad aiutare per provare a risolvere determinati conflitti. Quindi fate attenzione anche a questo. Questi sono ovviamente dei consigli generali, è quello che io mi sento di dirvi in base alla mia esperienza, in base a quello che io decido di fare con le carte. Poi ovviamente ognuno è libero di agire come vuole, però secondo me è utile comunque riflettere su questi argomenti. Vi consiglio anche di spiegare sempre l'approccio dei tarocchi che voi utilizzate, quindi se qualcuno vi chiede cosa devo fare, spiegateglielo subito che voi non fornirete comunque una soluzione preconfezionata, perché in realtà non esiste una soluzione preconfezionata, dipende sempre da tanti fattori. Quindi magari spiegategli che andrete ad interpretare le carte per individuare delle risorse che lui potrà andare ad utilizzare, vedrete insieme determinate strade che sono percorribili, analizzerete insieme magari le possibili conseguenze, ma poi dovrà essere la persona a scegliere in autonomia e in totale libertà. Quindi questo mi raccomando perché è importantissimo. Io ragazzi mi fermo perché credo di aver parlato molto a lungo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti di questo tipo di approccio e soprattutto di questa domanda che molto spesso le persone fanno agli altri, fanno a se stesse, cosa devo fare e come avete affrontato magari voi questo tipo di domanda, se vi siete mai fatti fare le carte chiedendo appunto che cosa devo fare. Mi fermo, vi mando un bacio enorme, iscrivetevi al canale e mettete un bel like.